Lavo Radio, rubrica di giornalismo costruttivo per un cambiamento culturale. Eccoci siamo, 2022, anno europeo dei giovani, il Jobbing Fest in collaborazione con Lavo Radio e in questa occasione specifica con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata sta esplorando una serie di temi e di strumenti attuali per i giovani e magari non solo, visto che il mercato del lavoro cambia in fretta e propone nuove sfide a tutti. Oggi parliamo di bilancio delle competenze, lo facciamo con Costanza Galante, che saluto e ringrazio, psicologa della comunicazione e marketing, abilitata come psicologa del lavoro, che da anni si occupa di interventi di orientamento e di formazione nelle scuole e nelle aziende ed è anche una promotrice dell'integrazione tra psicologia e innovazione tecnologica. Benvenuta Costanza. Grazie Vito, grazie a te per questo graditissimo invito, è una grande opportunità. Ed è una grande opportunità parlare di un bilancio delle competenze che dovrebbe essere tra i temi, come dire, all'ordine del giorno per tutti, ma nel dibattito pubblico si stenta, così come si stenta a parlare del cambio di paradigma da occupazione a occupabilità, non si dà forse il giusto peso ad uno strumento, quello del bilancio delle competenze, che ormai è divenuto importantissimo per tutti e poi vedremo di esplorarlo nelle varie accezioni, ma intanto andiamo a definire che cos'è il bilancio delle competenze e oggi a chi servirebbe effettivamente. Certo, allora il bilancio delle competenze può essere definito come un processo, io in realtà lo definirei un percorso alla scoperta di se stessi e secondo me può essere riassunto in tre parole che sono conoscenza, consapevolezza e comunicazione. Questo perché effettivamente è un percorso alla scoperta di quelle che sono le proprie ambizioni, capacità e competenze professionali, ma anche personali. E come dicevi tu, questo è stato un anno delicato, addirittura il 2021 è stato l'anno della Great Resignation, dove anche in Italia c'è stato il boom dei licenziamenti, in particolare dei giovani. Questo ci fa capire che forse per noi il bilanciamento tra vita privata e professionale non è qualcosa di immediato, non è qualcosa di semplicissimo e che forse dobbiamo proprio cambiare un po' paradigma e prendere consapevolezza anche rispetto a quelli che sono gli equilibri tra vita privata e vita professionale. E in quest'ottica il bilancio delle competenze servirebbe veramente a tutti, a chi si affaccia per la prima volta nel mondo del lavoro, agli universitari, a chi deve invece intraprendere ancora una scelta universitaria, perché appunto ha anche una notevole importanza per quella che è la scelta dell'acquisizione di nuove competenze, a chi vuole reinventarsi e cambiare lavoro, chiaramente a chi ha perso il lavoro e magari vuole sperimentare nuove strade, oppure anche a chi lavora in un determinato contesto, non ha intenzione di cambiare, però al tempo stesso vuole potenziare le proprie conoscenze e le proprie competenze e quindi anche diventare più performante attraverso la formazione, perdonami. Figurati, e quindi dicevo è un percorso, intanto è fatto bene a mettere l'accento su un tipo di andamento che non può essere magari realizzato in pochi minuti, ecco, ha bisogno dei suoi tempi sicuramente, è un percorso per tutti, è un percorso ciclico direi, perché poi le situazioni cambiano in modo fluido da persona a persona di anno in anno ed è un cappello molto vasto, dicevi competenze che oggi riguardano le competenze specialistiche ma anche le soft skills, le competenze trasversali, per cui raccontaci un po' come funziona un percorso con una professionista come te, che tipo di, da dove si parte magari, ecco, Prendiamo il punto di inizio.
Allora, come ti dicevo, nel bilancio delle competenze si indagano quelle che sono le competenze, le capacità e anche le esperienze pregresse. Quindi generalmente si parte quasi da una narrazione di quella che è l'esperienza dell'individuo quando appunto ha già un'esperienza. Partendo da questo racconto, anche un po' introspettivo, se vogliamo, di quelle che sono le proprie inclinazioni, si vanno a definire quelli che sono i punti di forza, quindi sia in termini di competenze che, come dicevamo prima, anche di competenze trasversali, quindi di soft skills. E al tempo stesso si vanno a delineare invece quelle che possono essere delle carenze, chiamiamoli punti di debolezza, che poi chiaramente andremo a colmare, sui quali si potrà lavorare per ottenere alcuni miglioramenti. Al tempo stesso andremo ad indagare quelle che sono le attitudini e gli interessi della persona. Ma non solo, rispetto proprio a quello che dicevamo prima, si andrà a parlare anche di quelli che sono i valori, le motivazioni e i bisogni, perché chiaramente incidono un ruolo molto importante sulla scelta dell'obiettivo professionale. Da qui si delineeranno poi le aree di formazione e di apprendimento. E come ti dicevo, l'obiettivo primario è proprio quello di trovare un po' la propria strada professionale. Oltre a questo, io cerco un po' di unire, le mie competenze e di fornire una preparazione a 360 gradi, quindi cerco di dedicare anche un modulo proprio alla comunicazione. Quindi sia alla comunicazione efficace, perché come ti dicevo, dopo questo momento di introspezione, conoscenza e consapevolezza, io devo essere in grado di saper comunicare la mia unicità. Quindi sia comunicazione efficace quando mi trovo magari con il recruiter, proprio nella redazione del proprio CV, ma anche comunicazione efficace sul web, perché chiaramente l'abbiamo detto tantissime volte, il web, i social sono i primi biglietti da visita professionali. Ok, restiamo sulla prima parte perché l'introspezione è la cosa sempre più difficile. Dovremmo forse allenarci tutti a scuola, all'università, a fare questo percorso di conoscenza, invece purtroppo lo vediamo incontrando magari tanti ragazzi che sono alle soglie del mercato del lavoro, che sono un po' ancora alla ricerca della propria identità. Tu che termometro hai da questo punto di vista? Che situazioni medie abbiamo, soprattutto per i giovani? Allora, è una bellissima domanda, stimolante, molto stimolante. Purtroppo c'è da dire che la situazione, tra virgolette, introspettiva non è sempre semplice, va sicuramente tanto guidata, per quello è bene fare un bilancio di competenze guidati e orientati comunque da un professionista. C'è da dire che però non tutto è sbagliato, noi spesso siamo confusi, mi ci metto dentro anche io, una me giovane, ma come credo tantissimi ragazzi, quando noi ci troviamo a scegliere la scuola o il lavoro dei sogni, siamo orientati generalmente da due cose: dal talento, dalla passione, che non sempre tra l'altro coincidono, perché io potrei essere molto portata per qualcosa che però non rappresenta la mia passione. E c'è un terzo fattore, quello del trovare il lavoro certo, che purtroppo con un mercato sempre più oberato, sempre più competitivo, chiaramente gioca un ruolo fondamentale. Che succede? Che magari soprattutto il giovane, ma non soltanto, anche chi perde il lavoro e ha necessità di un guadagno, non si fa orientare da quelle che sono le proprie motivazioni, ma chiaramente cerca la via più immediata, nemmeno più certa, più veloce. E questo chiaramente può generare infelicità, per quello parlavamo anche prima della Great Resignation, cioè io vedo questo periodo di pandemia come un'occasione per fare tanta chiarezza, per riflettere anche un po' sulla soddisfazione lavorativa e sul benessere lavorativo, che è quello che poi effettivamente fa la differenza quando noi andiamo ad entrare anche in una dinamica aziendale, piuttosto che a lavorare da libero
libero professionista. Quindi ci sono anche delle caratteristiche individuali che ci portano a scegliere una strada piuttosto che un'altra. E magari questa velocità poi va a discapito della conoscenza profonda di sé, giusto? Perché magari si perde un po' di tempo utile da investire invece su questo aspetto. Anche magari proprio nell'assecondare quelle che sono le proprie inclinazioni, le proprie peculiarità. Certo. E poi ci sono i condizionamenti esterni, c'è la famiglia, ci sono gli amici, ci sono tutta una serie di fattori che purtroppo poi incidono sulle scelte e che vanno un po' ad esulare appunto dai fattori che abbiamo all'interno di noi stessi e che dovremmo esplorare di più, dare un peso maggiore sicuramente a quello che noi vogliamo fare, non quello che la società, il mercato, la famiglia, esatto, o altri richiedono, e purtroppo sono fattori reali che conosciamo tutti. E ti dirò, Vito, sì, ci sono anche tanti condizionamenti interni, nel senso che ho ritrovato molto spesso tanti limiti che ci poniamo da soli. Sì. Perché chiaramente talvolta anche non avere una conoscenza approfondita delle proprie capacità porta a non avere il coraggio di spingersi oltre la propria zona di comfort. Quindi questa consapevolezza in realtà, oltre ad aiutare in ambito professionale, aiuta proprio nella vita. Per quello ti dicevo che davvero sarebbe uno step da fare un po' per tutti. Sì, e anche dare in qualche modo il giusto peso ai feedback che arrivano dall'esterno, oltre all'autovalutazione, cultura del feedback, incrociare questi dati, avere un po' una percezione di sé più completa. Nel mondo anglosassone lo fanno in modo sistematico, qui da noi ancora no, però insomma sarebbe importantissimo ed è un altro tassello. Certo. Ecco, è così. Allora andiamo a vedere un po' nello specifico, facciamo un caso di un disoccupato, no? Di chi è o alla ricerca di un primo lavoro. In questo caso, ecco, diamo dei consigli, anche se abbiamo detto è sempre utile, anzi prezioso, seguire un percorso di bilancio di competenze con una professionista come te che fa questo di lavoro e chiaramente trae il massimo da questo percorso. Ma per un disoccupato, quali sono i primi elementi da considerare per appunto tracciare un bilancio delle proprie competenze? Allora, il primo consiglio, come appunto dicevamo, l'ideale è sempre farsi guidare da un esperto, ma ci sono delle buone pratiche, chiamiamole così, che sono sempre vere. Il primo consiglio è di essere veramente onesti con se stessi. Come ti dicevo prima, la tentazione è forte nel ricercare i lavori, diciamo, dove c'è una retribuzione immediata, magari non è nemmeno la retribuzione adeguata a quelle che sono le competenze possedute dall'individuo. Quindi il fatto di impegnarsi anche nel pretendere un po' qualcosa che sia incline alle proprie esigenze. Quindi avere un po' di coraggio ed essere soprattutto onesti con se stessi, onesti e critici. Quindi capire effettivamente cosa mi piacerebbe fare e per cosa sono portato ed essere critici ma non disfattisti. Ad esempio, io sento spessissimo dire mi piacerebbe fare questo, però avrei dovuto prendere la certificazione, la licenza, necessita di questa cosa. Perché non farlo? Quindi vedo che talvolta siamo anche un po' distruttivi o pensiamo di non essere all'altezza. Il discorso un po' dei limiti in cui ci autoimprigioniamo che ti facevo prima. Quindi avere un po' di coraggio, essere critici, essere proattivi e soprattutto essere anche un po' strategici. Faccio un piccolo esempio. Mi capita spesso di vedere magari persone che vanno ad inviare lo stesso CV per una posizione simile a un'infinità di recruiter, dove magari ci sono innanzitutto delle specificità per ogni job profile, ma non soltanto, molto spesso ci sono delle competenze richieste che si ripetono.
Allora io dico, se effettivamente quello è il ruolo che noi vogliamo ricoprire, investiamo su quelle competenze, cerchiamo di avere uno spirito di osservazione attivo e cerchiamo effettivamente di investire su quello che ci serve per raggiungere il nostro obiettivo. Sembra una cosa scontata, Vito, ma non lo è, perché molto spesso tendiamo a fare anche dei corsi di formazione senza nemmeno chiederci. Sono propedeutici al nostro profilo, quindi io vado lì e faccio quello, però magari non faccio un ragionamento a monte su dove mi porterà quel corso. Quindi partire invece dal desiderata, quindi dalla professione che vorrei ricoprire, e andare a studiare anche i job profile richiesti, ci consente di farci un elenco dettagliato delle competenze da acquisire. Spero che sia una dritta preziosa. Certo, quindi una strategia, una visione strategica e non decisioni di impulso o di comodità, ma decisioni finalizzate appunto a questo percorso che poi ci dovrà portare nel medio-lungo periodo a raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissi. Esatto. E questo è interessante. Ma nemmeno di impulso, ti direi più prefigurate. Quello che penso è che noi abbiamo una scarsa inclinazione alla personalizzazione del profilo professionale. Cioè rispetto ad esempio all'America, rispetto all'Inghilterra, dove si diversifica tantissimo la professionalità, noi siamo un po' incasellati in una figura specifica che poi può fare dei progressi, degli step propedeutici. Quindi molto spesso le persone che sono multipotenziali riducono il campo delle loro possibilità invece di esplorarle tutte. È un po' il caso, ad esempio, di persone che dopo tantissimo tempo si ritrovano a cambiare lavoro per inseguire delle passioni. Ecco, molto spesso si può cercare di unire proprio queste passioni e questi talenti e cercare anche di dare vita a qualcosa di nuovo. Quindi siate coraggiosi e cercate anche di avere un impulso, uno stimolo imprenditoriale, autoimprenditoriale. Cerchiamo di essere creativi. E poi, se posso aggiungere, su questo discorso che io trovo molto molto giusto e finalmente è bene che se ne parli, ci sono poi tutta una serie di territori adiacenti alla professione dei propri sogni. Certo. E che se uno sposta poco poco l'angolo di visuale o la nicchia, si specializza in qualcosa che vada vicino alla professione dei sogni che magari non si può raggiungere, è comunque un elemento di grande soddisfazione. Invece spesso, come dici tu, ci stereotipiamo su quel ruolo, magari per come lo abbiamo idealizzato o immaginato, e insomma poi lì intorno non si vede più nulla, e se non si raggiunge quell'obiettivo rimaniamo un po' impantanati, oppure guardiamo indietro, come dicevi prima tu, alle cose che avremmo potuto fare ma che non abbiamo fatto, ma il passato non lo possiamo cambiare. Quella visione che auspichi tu è una visione che guarda molto al presente e al futuro in maniera proattiva e imprenditiva. E qui altro bel consiglio che abbiamo dato. A proposito di chi invece vuole cambiare lavoro, perché abbiamo detto della Great Resignation, di tanti ripensamenti oggi alla luce del Covid, di tutto quello che abbiamo vissuto, si va alla ricerca del senso, no? Vero e più profondo della vita, che comprende anche il lavoro ma non è solo lavoro. Allora, per chi vuole cambiare lavoro o per chi vuole aggiornare o elevare le proprie competenze, e anche qui sono tanti quelli che dovranno farlo perché il mercato del lavoro lo richiede, altri consigli per queste situazioni invece? Perfetto, come hai detto tu, Vito,
È stato un periodo particolarissimo per il lavoro perché negli anni precedenti l'identità professionale coincideva un po' con l'essenza, la percezione proprio dell'individuo. Adesso c'è stato proprio un cambio di paradigma e queste due cose non necessariamente coincidono più. Quindi, oppure ci sono persone che vorrebbero che coincidessero maggiormente. Quindi chiaramente poi è tutto estremamente personale. Però in quest'ottica il periodo del Covid ci ha tolto tanto, ma possiamo dire che ci ha anche dato tanto. È veramente auspicabile post-Covid un bilancio delle competenze perché per forza di cose siamo stati costretti ad acquisire delle competenze digitali e non solo. Quindi un bilancio delle competenze ci permette di capire innanzitutto quali sono proprio le competenze acquisite in questo periodo e anche in che modo noi possiamo perfezionarle per renderle spendibili sul mercato del lavoro, anche appunto con un altro lavoro, unendo quelle che possono essere delle inclinazioni. Penso a chi, ad esempio, vuole proprio cambiare professione, oppure per incrementare la propria possibilità di carriera per chi invece rimane sul posto di lavoro e vuole fare reskilling, upskilling. Quindi è sempre auspicabile fare un'analisi, perché alla fine il bilancio di competenze è questo, è un'analisi, un'autoanalisi guidata che ci aiuta proprio a comprendere in maniera critica quello che siamo, quello che già abbiamo e tutte le nostre potenzialità, talvolta anche inespresse, quindi capire in che modo valorizzarle. E questo, abbiamo detto, è un percorso da fare ciclicamente, perché poi le condizioni cambiano quasi di anno in anno. In continua evoluzione. E quindi un bilancio, cioè, prima ci alleniamo, voglio dire, a fare questo tipo di autoanalisi e di autovalutazione, e più siamo allenati a farlo poi per il futuro, quindi quando ci servirà ritornare, magari perché abbiamo subito uno stop sul mercato del lavoro o per altre situazioni. Quindi se noi volessimo in qualche modo dare un ulteriore consiglio finale proprio per autoallenarsi, magari anche tra i banchi di scuola per i ragazzi, che cosa potrebbero fare per cominciare questa scoperta di sé, dei propri talenti, delle proprie predisposizioni o attitudini? Allora, quando poi parliamo dei ragazzi fra i banchi di scuola si apre ancora di più tutto un altro mondo, perché il primo consiglio è di essere veramente critici per quanto riguarda il pensiero critico, quindi cercare di ragionare un po' fuori dagli schemi. Anche se devo dire che le nuove generazioni questo lo fanno un po' di più, quindi ragionare fuori dagli schemi e proiettarsi nel futuro. Cioè, aiuta tanto anche immaginare quali emozioni, quali sensazioni si provano in un determinato contesto. Quindi innanzitutto questo, poi come ti dicevo, soprattutto i ragazzi non hanno ancora le strumentazioni per apprendere per comprendere in maniera efficace quali sono le loro capacità e le competenze, sicuramente apprese a scuola, ma anche da apprendere in futuro. Quindi sicuramente un'apertura mentale, una proattività, uno sforzo nel guardarsi dentro, nel cercare di capire anche a prescindere da quelli che sono proprio i percorsi predefiniti formativi, se effettivamente c'è un qualcosa che muove la loro energia, la loro motivazione, la propositività, se c'è un qualcosa che genera entusiasmo e che appunto ci fa venire voglia di studiare, di approfondire determinate conoscenze. E sicuramente questo è già un piccolo passo per cercare di capire meglio le proprie inclinazioni. Anche perché sappiamo che oggi il mercato del lavoro ci pone di fronte a, non più ad una scelta, ma ad una condizione, che è quella dell'apprendimento continuo, per cui saremo sempre sul doppio binario: lavoro, formazione continua, proiezione di noi stessi, esplorazione di noi stessi. Quindi
è un bellissimo allenamento, non semplice, immagino, perché chi verrà da te credo che insomma spesso navighi un po' nella nebbia fitta, però è un allenamento che appunto non serve soltanto nel momento di una scelta, ma servirà oggi ormai per tutta la vita. Assolutamente sì, è un qualcosa di sicuramente impegnativo, però arricchente. Come ti dicevo prima, Vito, c'è una stretta connessione tra competenze, conoscenze e valori professionali e valori personali. Quindi avere la contezza di ciò che vogliamo fare nella vita e di come questo si contestualizza proprio anche rispetto alle priorità che noi abbiamo, perché poi c'è la gestione magari della famiglia, degli affetti, ci sono motivazioni che possono entrare anche in conflitto con loro, quindi fanno gioco forza. È importante proprio per avere una nuova consapevolezza di se stessi e vivere la vita in modo pieno. Benissimo, credo che abbiamo fatto una carrellata sintetica, però abbiamo toccato tanti tasti importanti. Io nello scegliere, e chiudiamo, l'immagine della copertina, ho scelto questo bilancio, che è anche un bilanciamento, no? Che è un equilibrio, perché poi dove dovremmo andare a parare tutti, sempre sul tema equilibrio. Certo. Equilibrio vita, work-life balance, equilibrio personale, professionale, soddisfazione, felicità. Abbiamo citato più volte questi temi, che sono i temi chiave del presente e del futuro, che stanno condizionando tante scelte. E da questo punto di vista, equilibrio e felicità sono, come dire, i punti massimi a cui ambire, ma bisogna pur partire da qualche parte, ed è il bilancio delle competenze, è un punto nodale attraverso cui poi far partire tante considerazioni e arrivare ad un obiettivo finale. I tuoi clienti che cosa ti dicono dopo aver scoperto tutto questo e dopo aver trovato dentro di sé forza, motivazione, conoscenza e strumenti anche per guardare meglio al futuro? Che cosa ti dicono? Beh, spesso sono sorpresi, perché magari anche a seguito del percorso delineano anche un obiettivo, un piano professionale che non si aspettavano, oppure sono sorpresi anche dal patrimonio, dal bagaglio esperienziale e culturale che scoprono di avere, proprio perché ti dicevo, ci sono alcune competenze, alcune skills che vengono date per scontate, oppure che vengono considerate diciamo caratteristiche personali, ma non direttamente spendibili in ottica professionale. Certo. Quindi può essere veramente anche una risorsa comprendere appieno le proprie potenzialità. E quindi partire dalla consapevolezza, che è sempre l'elemento fondamentale per tutti noi. Grazie. E allora, comunicazione, perché una volta che si è consapevoli bisogna imparare a comunicare. E questa, da me sfondi una porta aperta, perché chiaramente è una competenza che anch'io, a parte che diciamo fa parte del mio bagaglio professionale, ma consiglio sempre a tutti, perché sapersi comunicare diventa oggi un'altra delle skill, delle competenze estremamente utili, ricercate, richieste, e danno valore competitivo a chi ce l'ha nella propria cassetta degli attrezzi. Grazie Costanza Galante, grazie al patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata. Torneremo a parlare di temi simili, però è importante che mettiamo questi strumenti nell'agenda quotidiana di dibattito, che possa entrare, speriamo, nelle scuole, nelle università, nelle famiglie, perché non è mai troppo presto per acquisire consapevolezza di sé e per tirar fuori quelli che sono i bisogni, i valori di cui parlava Costanza Galante prima. Grazie ancora e alla prossima. Grazie. Per approfondimenti, percorsi informativi e formativi personalizzati, scrivici a info@lavoradio.com. Con noi, nel tuo futuro.